Dal Vangelo secondo Matteo, così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però Mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Eccoci di nuovo insieme per approfondire ancora il nostro cammino verso il Natale del Signore. Penso che la strada che abbiamo fatta sia stata per tutti utile, bella, la settimana della vigilanza, farci attenti alle occasioni per incontrare il Signore, perché è venuto, verrà, ma viene continuamente. E poi la settimana della conversione, anche Giovanni Battista, abbiamo sentito, a sua volta ha dovuto fare un cambiamento, anche lui a sua volta ha dovuto girarsi verso Gesù, accogliere il dono della sua presenza, lì per lì non l'aveva riconosciuto era perplesso prigioniero quasi dei suoi dubbi dei suoi dubbi sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro e allora ecco la terza settimana la settimana della gioia è lui è Gesù colui che è atteso dalle genti è Gesù che viene a gridare il vangelo e ci dice che il nostro mondo con le sue strutture fatiscenti, è guaribile. E chiama a me, e chiama a ciascuno di noi, chiama a te, chiama a te a compiere le sue opere. Anzi, dirà, voi farete cose più grandi di me. Ed ora è la settimana del sogno. Capirete subito il motivo, perché è la settimana di Giuseppe. Anche il Giuseppe dell'Antico Testamento era uomo di sogni. Giuseppe... Sogna, sogna di sposare Maria, anzi, il matrimonio è ufficialmente è già avvenuto, ma sogna di fare famiglia con lei, di prenderla nella sua casa e con lei eh, fare famiglia, poter avere un futuro pieno di, eh, di onestà, certamente, certo di fatica, di lavoro, come era nella società di allora, ma anche di presenza del Signore. E i suoi sogni nei suoi sogni, torna Maria. Che cosa succede? Maria allora è la sua promessa sposa. Non vede l'ora di andare a vivere con lei, formare insieme una famiglia. Improvvisamente però qualcuno lo avverte che Maria è incinta. Tutti i sogni gli, gli crollano addosso. Che fare? In quanto marito tradito, Giuseppe dovrebbe ripudiare. Maria, con tutte le conseguenze. Eh? Giuseppe è sconvolto e pensa che Maria non gli sia stata infedele, assolutamente, e non vuole farle del male, eppure quella gravidanza è sotto gli occhi di tutti. Giuseppe è sconvolto, pensa di licenziarla in segreto, cosa impossibile in un piccolo paese come quello di Nazareth. Mentre si sta rovelando, Giuseppe riprende a sognare, ma questa volta il sogno non è suo. Il sogno che gli rivela invece il disegno di Dio è un sogno di Dio. Quel bambino che Maria attende viene dallo Spirito Santo. Lo ha concepito in maniera verginale, come avevano annunciato gli antichi profeti. Ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Giuseppe dovrà perciò concludere il matrimonio e prendere Maria a casa sua. Poi una volta nato il bambino, Giuseppe, che è del casato di Davide, dovrà dargli il suo nome allo Stato civile. In tal modo quel bambino sarà figlio di Dio per mezzo di Maria e figlio di Davide tramite Giuseppe. Lui, Giuseppe, sarà il padre del Messia che salverà il suo popolo dai suoi peccati, come dice la Scrittura. Questo pensiero è ancora più sconvolgente. È vero che lui ha sangue blu, è di discendenza davidica, ma non è che un modestissimo artigiano di paese. E il suo casato è scaduto da secoli. Possibile. Questa volta Giuseppe non si attorciglia attorno ai suoi dubbi e ai suoi pensieri, ma davvero uomo di fede, dice il Vangelo, fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, cioè obbedisce alla parola di Dio. Ecco, vedete, il Signore... Chiede di essere accolto nei nostri progetti e nelle nostre scelte, cioè è lui che progetta, è lui che sceglie. Giuseppe è l'uomo dell'ascolto, e qui dalle parti nostre c'è un famoso dipinto di un autore marchigiano del, XVI secolo, del XVII secolo. È un dipinto dove Giuseppe è colto di fianco mentre si volta e in evidenza, al centro del quadro, è il suo orecchio illuminato e tutte le linee del quadro convergono lì, proprio per dire che è l'uomo dell'ascolto. Non parla Giuseppe, ma accoglie il disegno di Dio che lo sorprende. Forse ricorderete che vi sono. Che vi è un'altra Annunciazione, quella che è narrata dall'Evangelista Luca. Due Annunciazioni: l'Annunciazione a Maria, l'Annunciazione a Giuseppe. Sì, perché il Signore si rivolge alla coppia e vuole il sì dell'uno e dell'altra. È interessante vedere i paralleli fra le due Annunciazioni. Non per niente questa volta mi sono preso il libro della Sinossi. E che cos'è il libro della sinossi? Bene che tutti lo sappiano, è il tentativo di mettere in parallelo i Vangeli. Sono tre che hanno eh, un percorso simile, i tre sinottici, Matteo, appunto, Marco e Luca. E fin dall'antichità hanno fatto questo accostamento. Ci sono dei punti dove i Vangeli sono assolutamente concordi. Ci sono dei punti nei quali sono diversi, hanno delle accentuazioni diverse. Non è il momento di spiegare come si è formato il Nuovo Testamento, come sono formati i Vangeli, ma è interessante saperlo. Diamo un'occhiata allora al racconto dell'Annunciazione secondo eh, Luca, per vedere le differenze. Allora, ci sono dei particolari che sono uguali. Maria è promessa sposa di Giuseppe. Ad entrambi il messaggio divino dice: Non temere, l'invito li a non avere paura. Simile in tutti e due, è uguale in tutti e due, è il nome che avrà questo bambino. Si chiamerà Gesù, un bambino che ha origine dallo Spirito Santo. Altri dettagli presentano solo alcune leggere differenze. In, in Matteo, il latore del messaggio è un sogno un sogno che viene da Dio in Luca è l'angelo, l'angelo è Gabriele. Giuseppe è chiamato uomo giusto. Maria è interpellata come la piena di grazia. Giuseppe è sconvolto. Maria rimase turbata dall'annuncio dell'angelo. Il figlio di Giuseppe salverà il suo popolo dai peccati e il figlio di Maria eh, viene detto dall'angelo, è santo, chiamato figlio di Dio. Giuseppe obbedisce, prende Maria nella sua casa e Maria è disponibile, dice quelle parole, no? avvenga di me quello che hai detto. Di eh, strettamente lucano è soltanto il racconto della visitazione di Maria ad Elisabetta, quando l'angelo le dice... Eh, questo è il segno, eh, tua parente Elisabetta, nella sua età ormai eh, avanti, ha concepito un bambino e Maria partirà per eh, l'annunciazione. Dunque, la settimana del sogno. Ecco, eh, il Papa spesse volte, soprattutto quando parla ai giovani, li invita a sognare, perché il sogno non è soltanto eh, il il passato che affiora nelle maglie allargate dal sonno della nostra coscienza, quindi il sogno come il vissuto che elaboriamo e che rappresentiamo dentro di noi, ma il sogno come eh, anticipazione del futuro, il sogno come desiderio e il Signore vuole che noi abbiamo grandi desideri e questa è appunto la settimana del sogno, la settimana dei desideri. Signore, vieni a colmare i desideri del nostro cuore. Solo tu lo puoi fare. Andiamo a accendere la quarta candela, la quarta luce.